Signore e signori, non solo, buonasera e bentornati a Marco Place. Più nello specifico, alla serie dedicata a Road to Double Before Crime After Death Extra Edition. Che cosa è successo la scorsa volta? Guardate Yuri, questa povera bambina. Sapete che è morta? Cioè, perché praticamente nella puntata di ieri che è successo? Semplicemente, o meglio, non tanto semplicemente, siamo arrivati al punto in cui tutte le storie passate di Natsuhiko, cioè dei giorni precedenti all'attentato, della settimana precedente all'attentato, e gli eventi dell'attentato si sono incrociati. Quindi con tutte le lezioni che Natsuhiko ha imparato dei giorni precedenti, le abbiamo rimesse in pratica, perché ci sono anche state scene che erano già state presenti in parti precedenti di questa route, che dove per l'appunto c'è stato il passaggio da passato a presente della route stessa. E abbiamo finalmente scoperto, tra le altre cose, a parte il fatto che abbiamo incontrato Yuri per la prima volta, e la prima cosa che ci ha chiesto è: ma tu che ci fai qua? Vabbè, ma la cosa importante è che abbiamo scoperto il mistero del file 2021, quello che era nella stanza di Miyoko, la madre di Natsuhiko, e per il quale, tra l'altro, abbiamo anche... Cioè, vi ricordate forse qualche puntata fa che effettivamente siamo entrati nella stanza, abbiamo visto il file, cioè solamente preso il file, ma non abbiamo visto il contenuto. Ecco, questa volta abbiamo visto. E porca troia! Tanto un secondo che devo mettere... Vedere e controllare se la live sta andando bene o meno su Twitch. Solo un secondo, devo controllare più che altro l'audio, è sempre quella la mia più grande preoccupazione. Quindi, un secondo... Ok, possiamo andare. Bene, che abbiamo scoperto? Che effettivamente l'incidente che c'era stato quella volta era stato... E in effetti questo mi sa che era un argomento già toccato ai tempi dell'altra route, della route After Days. Che l'incidente di 9 anni prima, dove Natsuhiko e Yuri si sono intrufolati, e per caso, guarda un po', c'era stato un altro incendio che ha permesso loro di entrare nella parte inferiore, perché sono aperte le porte, i cancelli di acciaio, le porte d'acciaio, era stato un altro incidente. Questa volta causato da uno dei responsabili dell'area zero, dell'area più importante, più segreta dell'intero labo, il signor S, vabbè, chiamato S in questo modo, che ha provato a scappare con i risultati di certe ricerche e ha provocato un incendio apposta per fuggire. Però è morto. Il problema però è che i morti in quell'occasione, dove ci sono stati 15 feriti del labo stesso, più altre persone, tra cui per l'appunto Natsuhiko e Yuri. I morti sono stati due. Uno era il signor S. L'altro, o meglio, l'altra era Yuri. Il che comporta una marea di domande dalle che non so neanche da dove iniziare. Tipo, punto uno, chi sei tu? Nel senso, veramente... Sei Yuri oppure in qualche modo? Perché che poi tra l'altro ricordiamoci, una delle cose che abbiamo visto quando dei vari ricordi di Natsuhiko del post incidente è che Yuri è tornata a casa e non voleva più uscire. Cioè, ma era morto, cioè in realtà è morta, ma allora questa Yuri chi era? Quella che poi ha anche mostrato dei poteri di un certo tipo, poteri che... Io ieri ho anche potenziato che potrebbero essere quelli di Natsuhiko, ma al contrario, perché Natsuhiko è riuscito a vedere il passato, concentrandosi, provando a leggere le onde cerebrali del terrorista, è riuscito a vedere nel passato di questo, però quello che è successo quando uno dei capi della Q l'ha chiamato per dire dovete uccidere questi bambini, questi ragazzi, no, non bambini, questi ragazzi, perché se no ci bloccano i piani di attaccare il lavo. Yuri invece sembra essere capace di vedere anche il futuro. Ma in realtà non so neanche quanto, perché effettivamente lei si... Cioè, non lo so. Cioè, sì e no. Forse era una prova, perché quando ha chiesto che cosa ci fai tu qui, ma se più volte hai parlato per l'appunto di come i prossimi giorni saranno, i giorni prima dell'attentato al labo saranno, dove dovrai rivedere certe cose, dove dovrai tornare al passato per andare per affrontare il futuro, lei è riuscita a vedere al di là, cioè... Ha dei poteri di un certo tipo, chiaramente dei poteri, anche... È lei che ci faceva fare i passaggi dal passato al presente. Quindi, intanto vediamo com'è morta la povera Yuri. Cioè, in realtà lo sappiamo. Praticamente per complicanza a causa dell'intossicazione, non radiazioni. Quindi dopo qualche giorno di...
prognosi riservatissima, in ospedale purtroppo è morta. Qui immagino che vedremo lei che per l'appunto soccombe inizialmente al monossido di carbonio. Andiamo! Voce... No, non la faccio voce narratore questa volta, proprio no, non me la sento. La freccia intanto può anche andare di... Lo noto che è il passaggio un mare di fuoco, lo noto. Tra l'altro pensandoci, avessi giocato questa route prima dell'After Days, il colpo di cielo non sarebbe stato tanto potente, cioè... Potente sì, ma dopo aver fatto anche l'altra route, sapere che quella persona con cui ho affrontato tutto l'attentato, che con tutti gli altri, tra cui anche Ena, Jun, l'altra... Non mi ricordo come si chiama in altre persone... Ukita o Strunz, parte... Quel passaggio per tutto questo tempo e per tutta questa route, quindi anche giorni prima, era morto? Era morta? Io un po' mi aspettavo qualcosa di particolare, però... Ci rimango comunque. Ok. Ale! Vai. Ecco, il caso N, sì, giusto. Eccolo qua. E quindi tutto bloccato. Ale! Rimane con quella domanda di come quelli là stiano riuscendo a sopravvivere senza... No, se non sbaglio Ena... No, in realtà se non sbaglio si era visto che erano riusciti a trovare anche della D per sopravvivere. Yuri se non sbaglio non ne ha bisogno però. Se non ricordo male, alcuni eventi dell'altra route non ne ha bisogno. E questo lo spiega perché è già morta! Ecco perché non ne ha bisogno! Ecco perché! Questo spiega un po' alcune... Questo spiega un mistero. Vediamo gli altri 100.000 che ci stanno. Natsuhiko, Tutto è andato a male! Tutto! Vabbè. Poi ricordiamoci, sono bambini. Qua nel 2021 aveva lei 8 anni e Natsuhiko anche circa 8. Vabbè, quell'età comunque, quindi sono letteralmente dei bambini che per caso, che ricordiamoci, loro si sono intrufolati nel labo, che aveva una grande sicurezza all'epoca, per salvare la madre dal lavoro. Perché già all'epoca, già ai tempi, lavorava tantissimo, non tornava, cioè passava anche le notti. Nel presente della storia ancora peggio. Però proprio in quell'esatto momento, guarda il caso, guarda la sfortuna. Il caso è nell'altro attentato, l'incendio doloso. Benissimo. Capiamolo. Cioè, sta provando a salvare... Lei è se stesso ed è un bambino. È ovvio che provi di tutto, che non si arrenda anche davanti all'inevitabile. Ecco, appunto. Un attimo di pausa.
Rieccomi. Sì, lo so, il rumore di Natsuhiko che prova disperatamente a bussare, ad aprire la porta, non è bello da sentire, però è stata necessaria una piccola pausa. Ora riprendiamo. Vai! Ma questa manica interna, accidenti. Vediamo se adesso va meglio. Io mi sento anche un po' male a vederli, perché capiamoli. E capite Natsuhiko anche. La disperazione che si fa, che gli fa spazio sempre più. Tra l'altro qua Yuri sta per svenire. Ecco appunto. Yuri. Andata. Purtroppo noi già sappiamo adesso che è andata praticamente per sempre. Ma anche no, perché vive in qualche modo! Puoi dirlo forte, Natsuhiko. Ma anche no, perché... Vabbè. Anche lui si è intossicato a causa di tutto il monossido. Sì. Ah, ecco la stanza della madre dove si sono poi nascosti. Ma un secondo, quindi com'è che Yuri li ricordava? Perché era svenuta e poi... E poi è morta Yuri! A meno che non si sia risvegliato un attimo, poi da un momento all'altro, e poi... No, forse... Non ho capito se fosse... Se sia stata sempre incosciente o meno, dopo per l'appunto essere svenuta qui. Però altrimenti come cacchio fa a sapere che siamo andati qua? 9 anni prima. Ah, ok, era... Ecco, adesso ecco perché. Mi sembrava strano. Va bene che ci sono tante cose, però un attimo. E non parlo molto perché, come dire, è un momento di un certo tipo. Sono abbastanza preso. Ah, sì, giusto. Quando ho provato a cercare la carta per poter passare. Come ha detto anche Yuri, quella volta non sono riuscito a trovarla. Questa volta ci riuscirai, quindi. Aspetta. Ok, sì. Sì, tra l'altro. Ah! Quindi, quella volta l'ha usato, vediamo. Sì. Quindi, qui c'è riuscito. Ed ha anche praticato telepatia. Ah, vabbè, sì, che era lui che... praticava telepatia, sì.
Ah, cioè, ok, quindi anche da bambino, nei momenti disperati. Adesso forse un po' di meno, si riesce a farlo meglio, però. Sì. La madre! Quella volta li ha sentiti. Bravo Natsuhiko, qua prima e per molto tempo ultima, unica volta allora che c'è riuscito. Quindi sì, per l'appunto, come si è visto anche nella route, in questa route, Natsuhiko è riuscito a usare i suoi poteri nei momenti più disperati. Ma ripeto, adesso pare che riesca a utilizzarli anche più a comando, comunque più senza dover necessariamente essere in fin di vita, diciamo. Soprattutto l'empatia, ricordiamo. Però anche la telepatia. Ok. Ciao Undertale. Vuoi salvare? E salviamo. E salviamo, dai, tanto. Famo tutto Undertale, famolo completamente Undertale, salviamo. Freccetta qui. No, non è il momento, a parte gli scherzi. Eccola la carta. Ok. Ah, adesso che ci so, che sto ripensando, non è che hanno trovato, non è che avevano trovato qui la bambina. Non può essere Yuri, no, dovrei vedere le puntate, ma era diversa da Yuri, penso. Che poi non avrebbe, cioè, vabbè, lasciamo stare. Okay. E in parte, ma alla fin fine, vabbè, basta. Sì, per lo sforzo che ha fatto, per tutto quello che ha, per tutto il monossido che ha assunto, normale. Trattini, niente più trattini. E poi in ospedale. Per l'appunto. Bene, voglio capire adesso cosa dice. Che giorno è, tra l'altro? Perché, se non sbaglio, il report della morte di Yuri è stato dato internamente al labo il 9. Credo fosse il 9. Tra l'altro, effettivamente, la morte di Yuri non è stata riportata ufficialmente, solamente quella di S, se non ricordo male. Se non ricordo male la puntata di ieri. Ok. È il 9 luglio. Bene, adesso voglio vedere la risposta per Yuri. Esatto. Premo. Che poi c'è anche la musica. Premo. Guarda, è morta, ma anche viva. Ma è morta, però poi la vedi anche viva. Natsuhiko, occhizuite kite. Yuri-chan wa yube iki o shi. Inchia, quindi la... Aspetta. Quindi, ecco perché si era bloccato. Vabbè, cioè, doveva essere successo qualcosa di impossibile, di eclatante, visto che Natsuhiko vedeva sempre i suoi ricordi bloccati sull'incidente. Però no, però com'è? Cioè, lui sapeva, quindi lui sa che è morta Yuri. Cioè, o meglio, l'ha bloccato, comunque l'ha provato a rimuovere. Ma poi vorrei capire a questo punto, vabbè, la domanda è sempre quella. Questa Yuri chi è? Com'è che è ancora viva? Com'è che è tornata in vita?
E prova a dire una cosa del genere ad un bambino di 8 anni che ha provato anche a salvarla. Sì, purtroppo è vero. E grazie che rimuovi una cosa del genere. Bene, bene, abbiamo anche la musica inquietante. Perfetto, perfetto. Ok. E infatti l'aveva sigillata nelle più oscure profondità del suo cervello, della sua mente. Non poteva. Eh sì? Quindi vorremmo delle risposte, Yuri. Ah, quindi, cioè, com'è che ci ha bloccato tutto anche quello dopo? Eh sì, il trauma, cioè, ha provato a rimuovere in tutti i sensi, anche cambiare il suo stile di vita, diventando uno che voleva una vita tranquilla, senza patemi, senza rotture, vabbè, non diciamo senza rotture, più che altro senza momenti particolari. E tra l'altro, cioè, fermi tutti. Cioè, neanche per il fatto che i genitori erano morti. Oh, porca. Oh, quante bugie! Questa è una domanda che non mi ero mai fatto, perché non esisteva che me la facessi. E è una risposta, ma... Ah! Appunto! Buona domanda! Clone... mente in un altro corpo, cioè clone che si comporta come lei, oppure è lei in un altro corpo, che poi questa è la tesi che avevo per Akira in Astral Chain, ma lasciamo stare. Oh, che altro è? Chi altro è questa Yuri? Che? Che cacchio? Cosa stai facendo? Prego. Che sta succedendo? Sonna. Che cacchio? Genkakumo genchomo. Nonga shinjitsu to shinjite shimau koto ga aru. Ma l'avete vista tutti? No! No! Ce l'hanno vista, abbiamo vista anche in altra route. No! Allucinazione, un corno. Sono maboroshi wa. No, 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 è come che l'hanno vista tutti quanti? Non mi direte che Natsuhiko si è creato... No, cioè, tutti quanti sono anche... Non sto capendo! No! No! No, 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 anche perché pure gli altri l'hanno vista! Cioè... Aspetta... Che hanno fatto gli altri? Io voglio capire adesso gli altri. Va bene, ma spiegami come hanno fatto gli altri a vederla. Cioè, si è inventato tutto sempre Natsuhiko, che ha sovrapposto la realtà con la finzione che Yuri era sempre stata, stata con lui. Quindi, sintomi da post-trauma, di post-trauma per l'appunto, incubi ripetuti e flashback di esperienze passate, la tendenza di evitare cose relative alla causa del trauma, e ci siamo, inoltre disordini di panico relativi a questo trauma. Sì, questo va bene. Sì. Aspetta. No, tu l'hai perso chiaramente, se lo sappiamo che l'hai perso. Ok. Ah, ecco. Altri!
No! Quando ca... Oh, porco! Ma scusatemi, allora Mashi... No, io lo capi... No, io non lo sto capendo a questo punto. Cioè... Io sono un po' confuso! E allora Mashiro! Mashiro, che fa? No, scusa, no, allora che cacchio è la Yuri dell'altra? Ah! Che cacchio? Ok, ma... Ho delle... No! Ok, ma... Sì, ma... Ok, va bene, ma il resto? Sì! Porca troia! Sì, ma Mashiro! Sì! Ma... Oddio! Oddio! Io... Porca troia. Ma devo rivedere dei dialoghi a questo punto, perché io mi ricordo che anche Mashiro ha parlato. Cioè. Oh, porca troia, devo rivedere delle cose. Non ho il tempo, ma devo rivedere delle cose perché devo capire. Oh, porca troia. Sì, ma la Yuri che la sta nell'altra route! E quindi, grazie che sa. Vabbè. Altro notare l'effetto neve. Oh. Sì. Ma l'altra Yuri. Ma l'altra Yuri! Nell'altra route! Che cacchio è allora? Hikari. Porca troia! Ma. Diventa questo il momento in cui c'è. Cioè, non credo che la route finisca qui, però. Che cacchio! Cosa cacchio? Devo andare a rivedere comunque, perché ok, quel punto va bene, ma devo rivedere, perché io non mi ricordo. Io mi ricordo che, ma non è che sto creando anch'io delle illusioni come Natsuhiko, perché mi ricordo che Mashiro ha parlato con Yuri. Cioè, io mi ricordo questa cosa. Devo andare a ricontrollare, però. Mi ricordo di una o due interazioni. Cioè, scusate, ma Mashiro, allora, perché ha cucinato? Perché lei comunque cucinava a casa, anche per Yuri, mi ricordo io, che si occupava di... Cioè, non mi direte che Mashiro ha cucinato per anni per una persona immaginaria? Oppure che per l'appunto Natsuhiko ha sostituito la verità che Mashiro cucinava solamente per lui, con la verità... per lei? Per Mashiro stessa? Con la verità che Mashiro... con la finzione che lei cucinava sia per lui che per Yuri. E per se stessa. Ma la domanda rimane comunque... L'altra domanda! Ma l'altra Yuri, l'altra... Che cacchio è? Oddio! No, aspetta, no, 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 no. Cioè, non mi direte che Natsuhiko che si è intromesso nella mente di questo qui con Yuri. Ma l'hanno vista anche gli altri. Gli altri l'hanno vista. Cioè, qua sono sicuro che gli altri abbiano visto Yuri. Cioè, io sto un po' impazzendo. E come fa? Madonna. Non può funzionare più. Ma l'altra Yuri... No, basta!
questo è il good ending della Root, spero. Cioè, vorrei capire, perché... Però in realtà, effettivamente, ci sono stati molti più bivi drammatici nell'altra, sì. Qui è vero qualche bivio giallo, però drammatici no, perché in effetti quelli là sono andati da una parte all'altra per... Hanno trovato tante di quelle cose. Ciao ciao Yuri, ci vediamo nell'altra Root. Io ho tante domande, perché a questo punto mi... Ah, un secondo, chi era la ragazzina che stava nello specchio? Cioè, c'è anche una ragazza dello specchio, mi ricordo, in altra route, quando il tizio, la protagonista, di cui non mi ricordo il nome mai, accidenti, mi è andato a controllare, è andato a controllarsi, ho visto una ragazza, che non era Yuri, era un'altra. È la bambina che stava nel... Ah, ci sono 300... Madonna santa! Bene! E mo, che diciamo a Mashiro e Saliu? Bene! Bene! Cioè io sto avendo una brutta idea sul perché Mashiro sia ferita. Non può essere quella, spero. Non è quella. No. Come spiegare? E per l'appunto! Questo vuol dire che tu sapevi, cioè... Questo vuol dire che tu hai... Aspetta, forse per la madre. Eh sì. La madre avrà visto che per l'appunto Natsuhiko stava pensando... Credeva che Yuri fosse vera. E ha chiesto gentilmente a Mashiro di far sì di... Alimentare la finzione. Altrimenti non capisco. Mashiro, basta. Mashiro, la verità. Mashiro. Quindi sì, cioè quante volte ha letto la me... Cioè... Quindi scusa Mashiro, l'empatia tu ce l'hai sempre attiva con Natsuhiko. Bene, impazzito anche Natsuhiko, andiamo, perfetto. Bene. Cioè, di nuovo. Io ho molta paura, perché il mio timore è che Mashiro così ferite sia successo per, come dire, un minimo di rabbia di Natsuhiko. Ti prego Natsuhiko, non farlo. Perché sappiamo che Mashiro è ferita, ma non fare che sia questo. Appunto. Sicuri che questo sia il good ending? No, per me è la madre che le ha chiesto di fare questo. Inchia. Aspetta, non ho capito un attimo. Ok. Natsuhiko, minna de boku ni. Omae mo, Saryu mo. Kasan. Appunto. Invece Mashiro l'ha fatto sempre e comunque.
No, 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 Natsuhiko. Oh oh. Oh no. Oh mio Dio. La freccia anche, quindi mi sa che va a vedere il passato. Ok. Aspetta, che cacchio è? Ok, ok, ok. Perché non avevo altra scelta? Aspetta. Non empatia, che cacchio è? Che cosa... Che cos'è quella? Natsuhiko! Cioè... Oh cacchio, devono essere tutti i ricordi, c'è entrato letteralmente nella mente di... Mashiro. Sì, sì, sì. Eccola, Natsuhiko l'ha raggiunta. Purtroppo adesso lo sa. Cioè, sta a vedere, cioè, oddio. Non tutto, perché Mashiro ha detto che non poteva fare altrimenti, quindi voglio capire perché. Sì, la stessa cosa, uguale. Sì, 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 sì. Sì. Sì, chiaramente. Ma che puntata è questa? Che cacchio sto guardando? Oh mamma. Natsuhiko, forse è meglio fermarsi finché siamo in tempo, cioè te lo dico. Quindi adesso dov'è che siamo? Anche qua! Ma strano! Ciao Natsuhiko, perché siamo nella mente di Mashiro. Eh sì. Cioè, poco... Deve essere poco prima che lui e Yuri si siano intrufolati. Sì, 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 sì. Rosa magnetica. È cambiato anche la riga qui. È cambiata perché siamo adesso... Perché siamo adesso Mashiro. Fa strano vedere Mashiro da piccolo, tra l'altro. Che cosa è? Ma che è sta posta? Sì, per sì, il saputello fa con il dito sugli occhiali. E tu però eri strunz. Madonna. Minchia. Sì, quindi cacchio. Eh
sì, Mashi è cacchiarola. Quindi ma mi sa che scopriamo il perché Mashi l'abbia mentito per tutto questo tempo. Cioè, ha detto che non poteva fare altrimenti. In che senso? Forse per evitare di distruggere. Cacchio. Miyoko, Miyoko! Ok. Non lo è più. Madonna. No. Mashiro-chan. Yuri-chan wa ne, kyūjō sareta ato, sore de yūbe. Si è sentito anche il crash. Se è proprio il cuore che si è infranto. No. Cioè, lei è andata al funerale e non Natsuhiko. Quando la stagione delle cicale è finita. Ah, perché era ancora in ospedale, quindi Natsuhiko, ecco perché non era uscito. Ecco perché. Madonna mia. Tutto assieme però. Il trauma della morte di Yuri. Porca cazzarola. E coma? E coma? Cioè, vorrei capire. Cioè, voglio capire. Miyoko, spiega un attimo. Cioè, sta poveraccia ha visto l'amica morire. E il suo la sua migliore amica morire. E il suo migliore amico in queste condizioni. Ok. Sì. Shock. Shock, non coma, ma shock. Ecco perché. Deve essere che ha fatto la promessa. Cioè, voglio vedere. Ecco perché l'ha fatto. Potevate però dare tutte queste spiegazioni una alla volta e non tutte assieme. Ok. E guarda, temo che Natsuhiko sarebbe stato nello stesso modo anche se fossi morta tu. Inquietante. Ok, cos'è che stia... Che, cioè, vediamo, la suonata in B minore dovrebbe essere in B bemolle, cioè. Ok.
Sembrava facile, Ci prova, ci prova proprio. Dio mio. Dai, facciamo qualcosa. Vieni qua e magari gli dà anche una mano sulla spalla. Vieni qua, Madonna. Non faccio battute dopo quello che è successo. Madonna. E siamo al 19 agosto adesso, ma è passato più di un mese. Quasi un mese e mezzo. No. I capelli! I capelli! Scusate, i capelli sono... Cioè, scusate, i capelli sono cambiati? Cioè, scusate un attimo, voglio vedere. Sì! Sì! I capelli sono... Non credo che sia un'illuminazione diversa. Cioè, in effetti i capelli... Perché aveva i capelli? Cioè, non me ne ero reso conto, ma i capelli sono diversi nella versione attuale di Natsuhiko. Che cacchio? Siamo ottobre. No, ah, ok, era l'illuminazione allora. Scemo io. Ma mi sembrano che siano, cioè, forse no, forse mi ricordo male io in effetti. Quanto ci provi, Mashiro. Mi sa che qua ho usato l'empatia allora. Empatia. Aspetta. Che, cioè, che cosa è successo? Cioè, deve essere che si è risvegliato dopo 3 mesi e qui, ed è qui che ha sommerso tutto, che ha dimenticato tutto. Mashiro? Vai, di musica allegra. Vabbè, sei risvegliato, ci sta. Quindi, ovvio, non si ricorda niente. Ha completamente bloccato tutto. Qui, infatti, mi sa che chiederà di Yuri. E allora, cioè, un secondo, quindi voglio vedere un attimo. Ok. Sì. E Yuri dov'è? Ok. Ecco. Aspetta, vediamo se la musica si interrompe. Oh, l'ha fatto stavolta. Eccoci qua che si è autoconvinto. Eccolo qua. Musica che si ferma. Yuri da yo. Ie de matteru hazu da kara sa. Natsuhiko. Doste? Ya, omoi dashitan da yo. Byouin ni hakobareta toki. Madonna, proprio.
ma forte. Ma forte proprio. Ecco qua, sì, per cazzarola. Aspetta, dimenticato? No. Però aspetta, no, 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 gli occhi, se n'è andata la luce. No, cosa fai? No. Madonna santo. Torna il trauma. Sì, sì, i mal di testa per l'incidente, vero. Quindi c'aveva, sì, c'aveva già da allora. Mamma mia. Sì. Ma ia. Soreori, Kazan Tachini, Lenlaxi. Boku ga me o samasta koto. Yuri mo shinpai shiteru daro. Inchia, sei resettato! Sei resettato! Porca troia! E poi? Matò. Sì, in effetti, cioè avevo detto all'inizio bene, effettivamente, coma. Oh, ma un'altra, quindi qui sarà la promessa. Ah, ok. Cacchio. Ecco, perché pensavo che avesse capelli blu? Porca. Un secondo, scusate.
tornato. E torniamo anche qua ai pensieri di Mashiro. Quando finisco la puntata? Cioè, sono un po' confuso da tutto questo. Ok. Donna santa. Questo deve essere l'inizio della ruta, effettivamente. Quando c'era stata la notizia che poi Natsuko diceva tanto a noi, tanto non ci riguarda. Madonna. Aspetta. No, scusate. Quindi si è fatto il cibo per anni per una persona immaginaria. Ah! Oddio. Dio mio. Ok, questo voglio vedere, quindi vai. Charles Bonnet, dove sei? Eccola qui, la sindrome di Charles Bonnet. Quindi, una condizione che causa il paziente a vedere allucinazioni nonostante altrimenti normalità mentale. Descritta all'inizio dal naturalista svizzero Charles Bonnet, una volta trovata in vecchi pazienti con problemi alla vista a causa di retinopatia diabetica o cataratta, spesso, cioè non una volta, spesso vuol dire spesso trovata, così come giovani pazienti con traumi cerebrali. L'allucinazione, allora, anche se il paziente è mentalmente normale ed è cosciente che sta vedendo un'allucinazione, l'allucinazione è sempre vivida e può solamente essere giudicata un'allucinazione usando prove circostanziali. Anche se sono coscienti che è solamente la loro mente che sta mostrando l'allucinazione, non possono controllarla con la propria volontà. Viste in tutto il mondo di dei, angeli, anche di alieni e fantasmi possono essere il risultato della sindrome di Charles Bonnet. Ma di nuovo! Salvare... Sì? Appunto. Cioè no, sì, vabbè. No. Ecco perché l'ha fatto. Impazzisco al fatto che ha cucinato per una persona in più sempre. Ecco. Cioè, cazzarola. Sì, quindi lei sentiva anche la voce della Yuri immaginaria. Eh sì, così poteva rispondere, giustamente. Madonna. Madonna. Ah, la posta ce l'ha anche da grande, vedo bene. Madonna santa. Dio mio. Beh, c'è cacchierola, eh. Sì. Ecco cos'era. Sì. Sì.
sì, ecco perché per l'appunto, per evitare che potesse avere il... che potesse riacutizzarsi il panico, quindi magari tornare nello stato comatoso, sì. Sì. E appunto. Guarda un po', di nuovo la dottoressa Tenkawa che richiede qualcosa. それにしても、いつも悪いな、マシロ。何言ってんの?夏彦のお母さんからお礼もいただいてるし、バイトみたいなもんだよ。それに、あんたのためじゃない。どっちかって言えば、ユーリのためだよ。ね、ユーリ。 Bene, Natsuhiko, ora sai. La lasci tranquilla ora. No, ancora. E, quindi siamo tornati. Aspetta. Eternità, qui siamo al 9-1. Ok. Qui stiamo rivedendo effettivamente parte della storia del della route con Mashiro, però. Mashiro te... sono... nanda... いいやつだな Ah, questo prima però. Sì, questo. Ah no, giusto, questo è il 9-11, quindi sì. Quindi abbiamo delle memorie di ogni singolo giorno adesso. Nani tenno? Mukashi no Natsuhiko ga yatte ta koto wa ne. Sou nano ka? Mukashi no boku wa ii yatsu datta tte. Ma, ima mo juubun ii yatsu da kedo ne, Natsuhiko wa. Ikoji nano ga tama ni kizu nan da yo ne. Sou kamo na. 仕方ないな。真城に免じて少しは警戒を緩めてみよう。うん。そのくらいでいいよ。今なんだそれ。またアニメの引用か。Non è che riappare il tipo un'altra volta, no? Perché sì, mi ricordo di questa scena. Perché mi ricordo di certe cose e altre no? Delle parti che non ho rivisto per poter riprendere la live. Lo sappiamo, Natsuhiko. Kyou wa nanka iroiro hanasete yokatta ya. Mata jikan aru toki ni demo sa, koko ni asobi ni koyou ne. Sou da na. Tama ni wa na. Voce del narratore. Non durerà per sempre. Appunto. Oppure stiamo tornando... No, mi sa che stiamo tornando al presente. Quindi... Oh, cacchierola. Natsuhiko? Sì. Cacchierola. Natsuhiko. Ecco adesso, Mashiro, gomen. Gomen na. Omae zutto boku o sasaete kurete tan da. Sospetto che se non avessi fatto tutte le cose giuste, beh, dei bivi. Devo vedere effettivamente se ci sono dei bad ending. Se ci sono dei bad ending e quanti ce ne sono per questa route. Però mi sa che questo è parte del good ending, perché ho il sospetto che ci sarebbe stato un bad ending e qualora non avessi fatto, ad esempio, varie cose con Mashiro. La terza abilità, cara!
し訳なかったけど PC でお前の記憶をよ記憶ってそんなことが Yes, it is できたんだよおそらく PC の新しい能力だと思うんだけどただお前の気持ちが知りたくて心底少年の9年前から今日までのお前の記憶がそれで全部知った僕がユーリを失った時そしてお前がずっと見守ってくれてたこともそんなことまでだからありがとうありがとうマシロだから周りの人を疑わないで疑うなら私だけでいい。In fact, 何が本当で何が嘘でもヒコリンは善意に囲まれているはずだよ。Dalla madre anche, oltre che da Mashiro, adesso anche da Saliu. いいんだよ。私ね、ずっと心配だったんだ。Che non sarebbe mai tornato quello di prima. Ah, ok. Ah, sì, sì, anche. Anche. Solo con l'abbraccio. Poi in teoria non cioè in teoria ci sarebbe anche un attentato, ma cioè ma no. Ikoka, Mashiro. Omae o koko kara dashitsu saseru no ga boku no yakume da. Demo kado wa kono tou ni aru hazu da. Nan to naku da kedo wakaru nda yo.Ok. Dove cacchio sta la carta allora? È della madre! E perché là? Dov'è Miyoko?Vai. Sì che funziona, sì che funziona stavolta. Ok. この先の第6エリアにきっと脱出口がある。もっと。わかるの ?9 年前もさ、第6エリアから脱出したんだよ。Sì. Quella, l'immagine. Ok. E Saliu? Scusate ragazzi, Saliu. Cioè, poi dobbiamo capire che è successo nell'altra route. Mi è la fine questa?
Ricordo adesso, cioè ricordo che purtroppo certe cose, ci sono dei file che non funzionano nella mia versione. Purtroppo. Temo che questo sia uno di quei momenti in cui ci dovrebbe essere qualcosa ma non appare. E non so che fare. Aspetto. Mi godo la musica, ma... cioè, che cacchio. Ci deve essere qualcosa, saranno i titoli di coda. Deve essere che ho fatto la route come si deve. Cioè, è il good ending, ma non so! Non so! Che poi good ending il cacchio, perché se Mash è rimasto in quello stato e poi Natsuhiko ha iniziato a contattare quell'altra... cosa cacchio è successo? Quindi io mi sa che devo saltare. Ah, tra l'altro... sì, come l'altra route, quindi, che hanno trovato la fuga, ma in realtà non era quella giusta. Io mi sa che è meglio che termini qua. Poi vado a vedere che cosa ci saranno stati i titoli di coda che purtroppo qua non partono. Però, vabbè, basta così. E la settimana prossima... Sabato, perché... non penso, non riuscirò a fare venerdì, per vari motivi che poi spiegherò tramite i canali social. Anche se dannazione... dannazione che... ah, anche perché forse... cioè... è per motivi di un certo tipo che non farò la puntata venerdì, però... però mi devo anche riprendere! Mi devo anche riprendere da una cosa del genere! Un attimo, cioè, una parte vorrebbe anche continuare, però... calmiamoci un secondo... che dire? Dopo tutto questo, ringrazio tutti coloro che hanno visto questa live e che la vedranno anche su YouTube. E nel caso vi sia piaciuto, lasciate un follow qui e un like poi quando sarà caricata su YouTube. Tra l'altro caricherò la puntata di ieri e quella di oggi. Tra domani e lunedì cercherò di fare il prima possibile. Per il resto, ci vediamo alla prossima. Una cosa così non la vedo mai più, perché non esiste.